Sono già iniziati gli interventi di manutenzione negli istituti scolastici nisseni da parte del comune di Caltanissetta. I lavori già avviati e in alcuni casi completati e quelli da avviare riguardano soprattutto l'impermeabilizzazione dei tetti per evitare le infiltrazioni, così come ci spiega l'assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone. I lavori di manutenzione delle scuole, i lavori straordinari per le scuole cittadine sono già iniziati da qualche tempo e abbiamo concentrato le attività principalmente su quelle che sono le problematiche legate alle infiltrazioni, soprattutto il rifacimento e sistemazioni di guaine impermeabilizzanti e altro. I lavori già eseguiti sono sulla scuola materna della Real Maestranza, abbiamo effettuato già degli interventi sul tetto della scuola Angeli del plesso della Vittorio Veneto e anche la materna di Santa Barbara. Procederemo a breve anche poi prossimamente sulla Don Milani, su altre scuole, per esempio la Filippo Cordova e così via, in modo tale da fare in modo di risolvere queste problematiche legate a infiltrazioni, a rotture della guaina che nel tempo si sono verificate. E sono sempre state riparate però con attività, diciamo così, con interventi tampone, mai con un intervento chiaro e completo su tutto il tetto. Altri interventi sono legati agli interni proprio dei bagni delle scuole. Stiamo facendo una revisione completa di tutti i bagni di tutte le scuole perché molti servizi igienici, lavabi, eccetera, erano rotti e quindi avevano necessità di essere sistemati. Ho ancora molte linee di deflusso delle acque, le fognature interne, eccetera, erano parzialmente ostruite perché magari nel tempo sono stati buttati oggetti impropri all'interno, eccetera, e quindi necessitavano di una pulizia sia i pozzetti sia anche le colonne di scarico delle scuole stesse. I lavori di manutenzione rientrano all'interno di un accordo quadro. Quindi si tratta di un appalto di 120.000 euro che vedremo di spendere diciamo appunto con queste manutenzioni per fare in modo che questi problemi non possano sorgere più. Diciamo, la gara è stata fatta diciamo, alla fine del 2022 e i lavori partiti appunto alla fine del 2022 si stanno protraendo anche in questi mesi. E i soldi per le manutenzioni scolastiche non bastano mai perché chiaramente essendo un patrimonio abbastanza complesso che viene vissuto e abitato diciamo, quotidianamente, necessita sempre di molti interventi. Io mi auguro che il prossimo bilancio possa aggiungere delle somme a quelle che già aveva messo diciamo, nel bilancio precedente, perché sarebbe importante dare ai nostri ragazzi, eccetera, delle scuole che siano a pieno delle loro potenzialità, sia dal punto di vista organizzativo sia anche dal punto di vista infrastrutturale.